amiche ed amici, quest'oggi vogliamo mostrarvi come portare in tavola delle idee originali per presentare i vostri panettoni o pandori. Sono tre farciture molto semplici, un'idea davvero velocissima da realizzare, diversa dal solito modo per presentare il vostro panettone o pandoro a tavola. Come sempre, se l'idea vi piace, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Questi invece sono due piccoli extra che abbiamo ricavato dopo la nostra ricetta, capirete intuitivamente come verranno realizzati e ve lo mostreremo comunque a fine video. Ed ecco ora a voi il procedimento. Mettiamo a riscaldare in un pentolino 250 ml di latte. Io utilizzo un latte di alta qualità, ma va bene anche quello parzialmente scremato. Mentre il latte si sta intiepidendo, vado a lavorare un tuorlo d'uovo. Con 20 g di zucchero semolato, g di amido di mais o in alternativa potete utilizzare la farina 00, una bustina di vanillina, aggiungo mezzo bicchiere di latte che si sta intiepidendo, quando sarò certa di non avere più grumi verserò questo composto all'interno del latte che si sta riscaldando così da poter continuare a cuocere la mia crema. Continuo a girare e a cuocere la crema fin quando sarà ben densa. Distribuisco metà della crema in una ciotola pulita. Nella restante vado ad aggiungere un cucchiaio di cacao amaro, sono all'incirca 10 g. Poiché la crema è calda non ho problemi a sciogliere il cacao. Ho ottenuto così due creme, una al cioccolato ed una semplice. Andiamo infine a montare 100 ml di panna per dolci. Abbiamo ottenuto così le nostre tre farciture, una crema pasticcera di base, una crema al cioccolato e della semplice panna montata. Per le ulteriori farciture io andrò ad utilizzare dei frutti di bosco, della semplice godette e dei cioccolatini al caramello. Passiamo quindi a lavorare i nostri dolcetti. Possiamo utilizzare sia dei pandorini che il panettoncino. Andremo adesso a tagliare le calotte superiori e a scavare l'interno.
Iniziamo quindi inserendo anche i frutti di bosco nella nostra crema. Conservatene qualcuno per la decorazione in superficie. Codette per la nostra crema al cacao. Ovviamente potete anche utilizzare la crema pure semplice senza farcirla ulteriormente. Ed infine la nostra panna. Ovviamente le parti scartate del pandorino e del panettone non vanno assolutamente sprecate, le andremo ad utilizzare per realizzare delle coppette.